Non soltanto le tipiche uscite pasquali nelle aree naturali del territorio, ma anche una ricca alternativa culturale per chi sceglie di rimanere in città. La BAT resta un polo artistico nel turismo pugliese e lo confermano le aperture dei siti di maggior interesse a Barletta. La cittadella di sfida darà a residenti e turisti la possibilità di visitare il Castello Svevo e Palazzo Della Marra, sia nel giorno di Pasqua, sia nel lunedì di Pasquetta. Riproposta per il 31 marzo e il 1 aprile, una formula già sperimentata lo scorso anno, con un'affluenza che ha premiato la cultura e l'arte cittadina con numeri importanti, presso il maniero cittadino che nel mese di giugno ospiterà anche i capi di Stato per il G7 di Borgo Egnazia. Sarà possibile visitare il Museo Civico e il Lapidarium, orario di apertura fissato per le ore 9, chiusura alle 19 con ultima biglietteria alle 18:15. Palazzo Della Marra invece proporrà la mostra di Henri de Toulouse-Lautrec, presentata lo scorso 8 marzo e in esposizione fino al mese di giugno, ben 32 litografie dell'artista francese più l'opera Donne di Tahiti di Paul Gauguin ad impreziosire il centro barocco di Barletta. Non manca ovviamente il talento di Giuseppe De Nittis, con 3 opere provenienti da collezione privata esposte per la prima volta al pubblico, ingresso libero nell'arco della giornata. Immancabile poi la tappa presso la cantina della sfida per immergersi nella disfida anche fuori dai consueti appuntamenti stagionali. I locali di Via Cialdini saranno aperti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 a chiudere un tris di cultura che caratterizza Barletta e le festività pasquali.